Benvenuti dunque a contatto di oggi, mercoledì 12 ottobre 2011. Dopo qualche giorno di pausa per problemi di carattere organizzativo, io mi auguro di poter fare questo programma ogni giorno, ma mi rendo conto che è impegnativo, peraltro sostenuto solo dalle donazioni. Mi auguro che continuino e poi comunque è un argomento che toccherò magari più avanti, magari domani. Oggi voglio subito ovviamente toccare l'argomento della giornata che continua a campeggiare sui giornali, ossia la perdita di fiducia di questo governo, nel senso che, come sapete, ieri è stato votato il bilancio e quindi alla Camera sono stati raggiunti 290 voti pari che per il regolamento non sono maggioranza e quindi, peraltro, su un documento che permette poi il varo della finanziaria, dunque un documento di bilancio non votato da Tremonti che si è fermato all'ingresso della Camera, non votato da altri deputati e quindi questo è un grave smacco che apre a scenari inediti perché nell'88 quando successe con Amedeo Goria, scomparso, si dimise, no? E oggi invece Berlusconi ovviamente non si dimette e quindi ci si chiede un po', si va con i vari manuali per capire cosa fare. Comunque lo scenario come dire, più probabile è quello di un'azione di Napolitano che chiede una verifica della maggioranza, della tenuta del governo, alla peggiore una caduta, una sfiducia e quindi un voto di fiducia che non passerà. Comunque, l'argomento è sui giornali anche oggi, il Corriere apre con fiducia, il Premier domani alla Camera, Napolitano ora risposte credibili e sullo stesso andazzo è anche il Fatto Quotidiano, Berlusconi alla Camera per chiedere la fiducia, Napolitano ora dica se può governare. Fatto Quotidiano, peraltro che è problematico in questi giorni, non si capisce, non si riesce ad entrare nel profilo e quindi non è possibile, almeno per quanto mi riguarda, vedere il giornale cartaceo, né quello di oggi, tantomeno quello di ieri. E purtroppo devo anche constatare che i siti istituzionali che pubblicano delle rassegne stampa, come quello del governo e anche del Ministero del Tesoro, non si capisce perché. A volte mettono anche il fatto, ma il più delle volte la prima pagina del fatto non viene pubblicata. Dunque, per oggi mi attengo alle prime pagine disponibili, partendo appunto dal Corriere che apre con il governo battuto, chiederà la fiducia, sotto per un voto sul rendiconto dello Stato, Tremonti non partecipa, ira del PDL, la bocciatura diventa anche un rebus giuridico, rischio di paralisi alla Camera. Editoriale di Massimo Franco, L'implosione, un titolo che ben riassume il tono del contenuto. E poi a metà pagina, fondo salva stati bloccato dalla Slovacchia. Questo appello del presidente della BCE Trichet, che quindi continua a, come dire, paventare scenari catastrofici e è sempre sul piede di guerra e in allarme per la tenuta dell'euro. Tutti dicono che l'euro si salverà, continuerà, si spera, insomma, da quello che si sente. Non sembra, almeno questa è la sensazione che io ho leggendo le dichiarazioni di questi caporioni che sono controllati dai banchieri. Repubblica apre con battuto sul bilancio, governo nel caos, il PDL accusa Tremonti e Scajola che non votano, intercettazioni, rinviata la legge bavaglio. Scajola appare in prima pagina da diversi giorni, questo ex ministro che è molto berluscoide del metodo, nel senso che peraltro è, sapete, indagato assieme a Diego Anemone per finanziamento illecito parlamentare, quindi vogliono capire i magistrati se c'è della corruzione dietro al pagamento della casa di Via del Fagutale con assegni entro un certo importo per non dar nell'occhio al fisco. E dunque, peraltro, una vicenda di cui Scajola si è come dire, macchiato perché oggi è il ministro inconsapevole o l'ex ministro inconsapevole che attese 11 giorni a dimettersi, prese per i fondelli tutti, dicendo che non sapeva nulla, poi alla fine di fronte all'evidenza della cosa, con Anemone indagato per la cricca, ha dovuto quindi dimettersi. Oggi è passato un anno, si propone come nuovo volto dei moderati, del PDL, crede di valere chissà che cosa, cerca di ricostruire una DC vecchio stampo, prima Repubblica come stile, che forse è un pochino meglio della Lega Nord di oggi. Fatto sta che, insomma, Repubblica dà spazio a questa vicenda, ma il Corriere riporta anche un'intervista a Domenico Scilipoti, questo buffone, io direi che, come sapete, era nell'Italia dei Valori, si è lasciato un pochino comprare da Berlusconi, poi passato nei responsabili, quindi responsabilmente non si è presentato in aula, abbozzando a una scusa del tipo ho avuto gravi problemi familiari, salvo poi scoprire che Scilipoti ieri ha passato, a quanto pare, la giornata in tribunale a Messina, dove è stato rinviato a giudizio per falso e calunnia. Quindi
Questa è una notizia proprio di ieri e dunque non si è presentato. E oggi c'è un'intervista sua sul Corriere che dice: se opportuno faccio un passo indietro. Non si capisce cosa intenda dire, se intende dimettersi come deputato e rinunciare a tutte le prebende e ai favori dei deputati, o se semplicemente si dimette dal gruppo di cui fa parte e quindi rimane là a percepire lo stipendio, un po' come sta facendo in maniera molto furbesca anche Penati in Consiglio regionale, in Regione Lombardia, e dunque questo è tutto da interpretare. Però io passerei quindi all'analisi dei giornali. Dicevo, il Corriere dà tutto spazio a questa vicenda del governo battuto a 9 colonne, a metà pagina trova spazio 7 anni a Iulia e l'Europa accusa Kiev, il caso Timoshenko, e qui c'è questo fondo salva stati bloccato dalla Slovacchia e sotto c'è un complotto iraniano in America. Dunque volutamente il Corriere dà spazio a questo argomento della maggioranza che quindi vacilla. Anche Repubblica fa lo stesso, con la differenza che attorno c'è tutto un corollario di editoriali. Il primo è Il dovere di dimettersi di Massimo Giannini, che è appunto un epitaffio lunghissimo sui motivi per i quali dovrebbe dimettersi Berlusconi. Il retroscena e la paura di Silvio, ora che facciamo? Qui scrive Francesco Bei a metà pagina, e questo retroscena fa parte di quegli articoli un pochino fumosi che io non approvo molto di Repubblica, in quanto vengono prese dichiarazioni sempre spiluccate, sempre rubacchiate, non si sa da chi, perché questi giornalisti che fanno queste commedie giornaliere su quello che accade dentro i palazzi sono sempre, rivelano sempre comunque dichiarazioni di fonti non attendibili o comunque non rivelate. Perché c'è questa brutta abitudine, secondo me, di scrivere rivela un ministro che vuole mantenere l'anonimato, rivela un berlusconiano doc, rivela un altro simpatizzante. Ecco, questo modo di fare giornalismo io non l'ho mai condiviso. Purtroppo per Repubblica è quotidiano questo modo di scrivere ed è un modo di riportare le notizie, le dichiarazioni che a me non piace e che peraltro non mi dà nemmeno molta fiducia perché non c'è la prova. Diciamo il corpo del reato, a meno che queste dichiarazioni rubacchiate finiscano magari sul sito di Repubblica in audio, e allora potremmo davvero essere più sicuri dell'attendibilità di queste notizie, di queste dichiarazioni. Però va da sé, il retroscena è una commedia che si adatta, insomma, a quei lettori che magari non vogliono troppo entrare nel tecnico e preferiscono, come dire, un'illustrazione della giornata molto più stile fiction, e questo retroscena lo fa, devo dire, egregiamente tutti i giorni. Poi c'è un articolo di Piero Colaprico, qui La mossa del Cavaliere per fermare il processo Mills, e è un articolo lunghissimo dove in pratica poteva, secondo me, anche scriverlo con 20 righe, però lui ripercorre tutta la storia del processo, dal rinvio a giudizio di Berlusconi per la corruzione di Mills al lodo Alfano, dalla condanna di Mills fino allo stralcio del processo di Berlusconi e fino alla situazione di oggi, dove si parla di prescrizione, e dunque, secondo Colaprico e anche secondo noi, ovviamente non si dimette Berlusconi perché vuole assolutamente evitare questa condanna, che è la prima che gli capita, peraltro per corruzione in atti giudiziari, è una condanna gravissima perché vuol dire corrompere un testimone. Pensate che figuraccia farebbe nel mondo, anche se l'ha già fatta. E dunque i suoi deputati, Longo e Ghedini, sono a capo di questa claque che sta cercando in tutti i modi di abbreviare la prescrizione, che siccome attualmente dice che la prescrizione si deve fare entro il tempo massimo della condanna più un quarto, che nel caso della corruzione è 8 anni, più un quarto, 2 anni, fa 10 anni, vorrebbero cambiare la norma e ridurla a un sesto, che nel caso di Berlusconi vorrebbe dire 8 anni più 1 anno e 4 mesi. Questi 9 anni e 4 mesi basterebbero per mandare in fumo questo processo. Questo in sintesi vuole dire Colaprico oggi, anzi dice Colaprico oggi sulla Repubblica, e poteva secondo me spiegarlo in 4 righe. Salva stati, no slovacco, Trichet, la crisi è più grave. Dunque, nonostante si continua a difendere l'euro, mi pare di capire che l'euro ha poche speranze di sopravvivere perché continuano questi allarmi. Peraltro la Slovacchia, che è uno stato nemmeno secondario, terziario, perché sapete che è nato dalla secessione dalla ex Cecoslovacchia, quindi Repubblica Ceca da un lato, con Praga e Slovacchia dall'altro con Bratislava, è la parte più povera del paese, più agricola, però è uno stato di fatto che è nell'eurozona e quindi boccia questo salva stati, e questo è un segnale. Cioè, se la Slovacchia crea così allarmi, figuratevi un'Italia, una Spagna messe come sono, dove potrebbero portare
l'euro. E poi c'è Barbara Spinelli che parla dei padroni dell'Europa, rifacendosi sempre a Merkel e Sarkozy con la vergognosa esclusione dell'Italia dalle contrattazioni e dai piani economici per salvare capre e cavoli. E poi c'è questo articolo, abbastanza ridicolo, ma ben fatto, di Curzio Maltese, Lega il lungo assedio al cerchio magico, e c'è tutta una analisi sulle contraddizioni di questo partito che è diventato peggio della DC e che soprattutto è servito a Berlusconi per rimanere impunito, che non ha risolto nulla e ha solo fatto annunci, quindi con un federalismo che non c'è mai stato, piccoli e medi imprenditori del Nord che non si sentono rappresentati da questo partito e dunque dentro ci si rende conto, c'è una parte diciamo della Lega che vuole mollare Berlusconi, il cerchio magico invece, cioè quello attorno a Bossi, con Reguzzoni in testa, la moglie di Bossi, il figlio e pochi altri. Reguzzoni è capogruppo alla Camera del partito. Ebbene, questi qua invece vorrebbero andare a elezioni ancora con Berlusconi. Dunque, una Lega che è destinata a scindersi con i maroniani, perché Maroni sembra essere tra i militanti il candidato migliore per governare questo partito ormai morto. Da un punto di vista politico, che non ho più nulla da dire. Andiamo a Libero, il governo traballa, lo sgambetto. Da qui alla fine dell'anno, ogni giorno è buono per far cadere il cavaliere, sono in azione i fan dell'esecutivo tecnico. Anche ieri un agguato alla Camera, ma se il Premier resiste fino a gennaio, puntini a puntini, appunto c'è il processo Mills, come dicevo poco fa, che va in fumo. Ecco, queste bugie su Libero dipingono una situazione di governo come se fosse colpa dell'opposizione, quando invece questa maggioranza mancata è dovuta proprio alle guerre intestine dentro al PDL, dentro proprio nemmeno al terzo polo, al PDL di Berlusconi, a Forza Italia, perché sono lì i Pisanu e diciamo così anche gli Scajola che intendono appunto far fare il passo indietro a Berlusconi, con Tremonti ovviamente che è il ministro in carica, e poi ovviamente altri articoli con lo spirito nel 94 è già tornato, quello sbagliato, quello di Filippo Facci. E il cerchio magico chiede a Bossi di cacciare Maroni, Matteo Pandini. Ovviamente il titolo racchiude, insomma, in sintesi, i voleri di questi pseudo giornalisti al servizio di Berlusconi di fatto, che vorrebbero che insomma, Bossi resistesse, perché appunto Bossi tornerebbe alle urne con Berlusconi. Il giornale, 28 pasticcioni. Lo scivolone alla Camera, il governo battuto per un solo voto. Pensate come scrivono: il governo battuto per un solo voto, come se fosse proprio una manchevolezza stupidina che non conta nulla. Il ministro dell'economia Tremonti era presente ma distratto, anziché dire distrutto. Come lui, Bossi, Scajola e altri 25 deputati, Berlusconi rattoppa e promette: rimedieremo. Quindi questo vuole essere rassicurante Sallusti con la sua personalissima analisi. Che giustifica ovviamente questo clima e che chiama un po' a raccolta i suoi per cercare insomma di fare in modo che queste marachelle in aula non si ripetano più, onde dare nell'occhio e far credere all'opposizione che questo governo non ha più i numeri per andare avanti. Ecco, questo è poi il tono di quello che scrivono i giornali oggi, che ovviamente si devono secondo me anche completare con le dichiarazioni insomma di alcuni personaggi che si rendono protagonisti sui giornali in questi giorni, non si capisce con quale credibilità e con quale autorevolezza politica in questo frangente storico molto grave, caratterizzato da una crisi economica che non si sa dove ci porta. Sentite queste parole. Oggi colga, a distanza di 17 anni, la necessità di essere lui stesso il protagonista di una grande scossa, di una grande svolta, se no questo paese non si salva. Questi sono temi costruttivi, non sono temi né da carbonari né da chi pensa di colpire qualcuno alle spalle. Ecco, questo è Scajola, come avete sentito, indagato per finanziamento illecito a singolo parlamentare, che non si è presentato dai PM nemmeno quando lo hanno convocato, che quindi si comporta esattamente come Berlusconi, che non ha secondo me alcuna credibilità politica, che non si capisce che mossa voglia fare, che tipo di interessi voglia proteggere. Il fatto sta che in qualche modo Scajola con Verdini compone questa cricca di lestofanti che non si capisce dove credono di andare, e forse davvero queste dichiarazioni e questo andazzo nei palazzi probabilmente fa rendere conto di quanto poco polso abbiano queste persone della situazione reale che vive il paese, in particolare appunto l'Italia.
Mi fermo qui oggi con questa rassegna stampa, anche perché non ci sono novità nell'ambito della giornata. Rimane sempre questo l'argomento, pur lanciando un refresh della pagina. Uso il Corriere tanto per avere un'idea, anzi, provo ad andare su Repubblica, vediamo se da Repubblica ci sono novità, qualche notizia un pochino diversa, qualche aggiornamento che potrebbe essere utile. C'è un pochino di lentezza nel refresh della pagina. Napolitano, il Premier dia risposta credibile. Fini va nel pomeriggio al Quirinale. Fini è presidente della Camera. Probabilmente si cerca di capire cosa fare e come muoversi nei prossimi giorni per ritornare alle urne, per sfiduciare le Camere eventualmente e per annunciare le elezioni anticipate. Il fatto rimane sempre con la stessa pagina, con la stessa homepage. Quindi direi che per oggi è tutto. Magari domani parliamo di alcune vicende che sono successe ieri sui giornali e che sono finite su e che secondo me costruiscono un disegno che appunto preannuncia la fine forse di questo berlusconismo che dura da ormai un ventennio. Grazie, a presto.